titolare del negozio di pesca Peter Pan di Tamoie, un negozio super attrezzato con attrezzature sia per quanto riguarda la pesca in mare che in acque interne. Oggi naturalmente chiederemo a Mauro consigli per la tecnica di pesca molto manovato che andremo poi a affrontare al lago di Cingoli. Nello un'Artica 4000 e per quanto riguarda invece la canna è una hyper edging 10-30 grammi, un casting che per la diga di Cingoli è più che sufficiente. C'è bisogno naturalmente di canne con vette molto sensibili. Sì, molto sensibili e reattive, in modo che senti subito un tocco. Che altra canna ci consigli oltre a questa? Un'altra canna che è consigliabile è la nuova Kizuru, sempre 0-10 grammi, 0-20 grammi quello che uno ha, e un Luis 5005, un buon mulinello di potenza, sempre morbida per poter sentire la tocca passando. Le canne passiamo talmente ai monofili e agli ami consigliati per questo tipo di pesca. Allora, per quanto riguarda il terminale, è consigliabile il nuovo Next della Tubertini, che è un fluorocarbon nuovo con un'altissima resistenza, sono pinete da 50 metri, molto elastico e perfetto per quel tipo di pesca lì. Addirittura la tenuta è di 7 kg e 100 di questo monofilo. 0,20 sì, c'è un'ottima tenuta. Per quanto riguarda gli ami, invece parliamo della serie 2 opaca Tubertini, un 4 o un 6 per poter pescare con l'alborella morta. Invece per quanto riguarda i nuovi trecciati della Momoi, sempre commercializzati da Tubertini, parliamo del Ruin, che è un 0,8 mm, ma che ha una tenuta di 8 kg. Un filo molto, sono 8 fili e molto liscio anche per lo spinning, esce bene dal mulinello e sensibile alla tocca. Bene, da Peter Pan di Amoglia è tutto, naturalmente adesso andiamo al lago a pescare. Bene, ci vediamo sul lago. We'll be right back.
Yeah.